L'ipnosi è un atto medico perché nasce da una relazione di fiducia tra il medico e il paziente. Questo è un elemento fondamentale perché soltanto attraverso una relazione empatica, una relazione di contatto ma anche di contenuti tra il medico e il paziente, siamo in grado di realizzare effettivamente una connessione, un contatto e instaurare insieme quella che si chiama alleanza terapeutica. Da una parte c'è una richiesta d'aiuto da parte del paziente e il medico insieme a lui, attraverso le sue competenze, riesce a raggiungere l'obiettivo che si vuole realizzare, un obiettivo di cura chiaramente. E quando si realizza questa unione, questa relazione, si dà anche al paziente una forma di motivazione, di responsabilità, perché si include nel suo percorso terapeutico. E questa è una cosa molto importante, perché spesso oggi il paziente, la persona che si ammala, un po' si distacca dalla sua malattia, la vive molto passivamente perché delega il problema della sua salute ai medici, sicuramente agli esami di laboratorio, alle indagini strumentali eccetera, però la vive in maniera passiva. Invece noi cerchiamo proprio di aiutare il paziente anche a prendere consapevolezza di quelle che possono essere le sue risorse interiori che lo aiutano ad essere intanto incluso nel percorso di cura e quindi trovare anche delle motivazioni, anche una responsabilità se vogliamo, verso la realizzazione dell'obiettivo terapeutico. Perché funziona l'ipnosi? Perché si ha la possibilità di far vivere al paziente una realtà che è fatta anche di possibilità che normalmente in condizioni normali non vengono analizzate. Si definisce l'ipnosi come uno stato modificato di coscienza, proprio perché effettivamente si può realizzare uno stato di coscienza che è assolutamente fisiologico, spontaneo e volontario, in cui il paziente riesce a recuperare determinate risorse interiori che gli permettono effettivamente di vedere anche la sua realtà da un altro punto di vista. L'obiettivo che ci proponiamo è quello di modificare lo stato mentale del paziente, lo stato cognitivo, lo stato psichico, con l'obiettivo di modulare anche la sua attività biologica. E questo è alla base di una serie di nuove ricerche nel campo della psiconeuroendocrinologia che spiegano effettivamente questa comunicazione bidirezionale tra il nostro stato cognitivo, mentale e psichico e la nostra dimensione biologica nei suoi macrosistemi che sono appunto il sistema nervoso, il sistema endocrino e quello immunitario. Quindi l'obiettivo è questo. Utilizzo l'ipnosi per quanto riguarda la possibilità di gestire determinate alterazioni emotive, per esempio l'ansia, la claustrofobia. Io sono un radiologo, mi occupo quindi di radiologia, di risonanza. Ci sono molti pazienti che non riescono a fare la risonanza perché sono fortemente claustrofobici. A quel punto con l'ipnosi si può in qualche maniera cercare di risolvere il problema claustrofobico offrendogli proprio un'altra realtà che va oltre quegli schemi mentali e comportamentali che sono delle risposte automatiche a uno stimolo che è uno stimolo, come dire, inappropriato rispetto a poi alla conseguenza che provoca. E poi l'utilizzo dell'ipnosi anche nel controllo del dolore, quindi tutte le attività interventistiche, nel mio campo le attività interventistiche radiologiche, dalle biopsie alle indagini invasive diagnostiche, per esempio le endoscopie, le coendoscopie, le termoablazioni, insomma c'è un campo di applicazione molto ampio. Quello che stiamo sperimentando da diversi anni è un'applicazione un po' che va fuori dal circuito, diciamo, dell'utilizzo tradizionale dell'ipnosi, e la stiamo utilizzando in abbinamento con l'ecografia. Questo abbinamento nasce da un concetto fondamentale che si basa sull'immagine. L'ipnosi è la realizzazione di potenti immagini mentali con il loro contenuto plastico, con la loro rappresentazione anche poi biologica. E per me che lavoro nell'ambito della diagnostica per immagini e nell'ambito dell'ecografia mi è stato abbastanza semplice unire il concetto di immagine mentale col concetto di immagine reale nel momento in cui il paziente osserva la sua ecografia, le immagini della propria ecografia. Allora cosa facciamo? Facciamo un'ecografia al paziente e trasferiamo le immagini dell'ecografia su un grande schermo di fronte al paziente e il paziente inizia a guardarsi dentro.
Chiaramente in uno stato di coscienza modificato questo guardarsi dentro permette di realizzare una capacità trasformativa. L'abbiamo definita la strategia dello sguardo insieme al professor Tagliagambe, che è un filosofo della scienza con cui collaboro, e abbiamo notato che il paziente che guarda se stesso, quegli organi che potevano soltanto essere immaginati, riprende consapevolezza di quegli organi ammalati, che spesso nella malattia tendono proprio a distaccarsi, e li riaccoglie in un atteggiamento proprio di riconciliazione. È difficile portare questo tipo di sperimentazione, ma che vuol dire anche portare un concetto un po' nuovo della medicina in un ambiente pubblico sicuramente, però devo dire che c'è un'attenzione importante, anche perché comunque noi lo spieghiamo dal punto di vista neurofisiologico quello che avviene, il fenomeno ipnotico. È importante che capire che funziona, ma è molto più importante capire perché funziona e come funziona. Quindi il rigore scientifico è alla base di qualsiasi forma di sperimentazione. A questo punto ovviamente anche le istituzioni pubbliche chiaramente si aprono a una ricerca che sia validata con dei dati assolutamente concreti e critici specialmente. Questo tipo di procedura non sostituisce niente, ha lo scopo di affiancare la medicina tradizionale, perché su questo si basa tutta la ricerca, tutte le applicazioni cliniche. Questo diciamo che è una componente che affianca e che forse ne umanizza gli orizzonti rispetto alla medicina tradizionale, per cui è una cosa secondo me molto importante, e poi riacquista la fiducia tra medico e paziente. Quello che dovrebbe essere è un incontro tra il medico e il paziente, purtroppo la medicina in questo momento si sta trasformando in uno scontro, perché il problema della medicina difensiva lo conosciamo tutti quanti. E allora noi abbiamo il dovere di cercare di risolvere questo grande problema attraverso veramente questa alleanza terapeutica, questa relazione col paziente, venire incontro alle esigenze del paziente e far sentire che nella malattia non sono soli, ma ci siamo noi che li aiutiamo.